Assolutamente, io sono felice che i ragazzi abbiano portato via dei punti, noi ne volevamo portare via tre, ne abbiamo portato via uno, questo significa che loro non ne portano via due in più e quindi diventa sempre un discorso dove noi progrediamo e manteniamo la stessa distanza. Però se chiede a me o ai ragazzi, noi avremmo voluto portare via l'intera posta in palio. Ciò non toglie, secondo me, che la partita è stata, no, le seconde palle per la verità era la nostra forza l'anno scorso, quest'anno abbiamo caratteristiche un po' diverse e nei duelli credo che sostanzialmente la gara sia stata in parità da questo punto di vista. Mi dispiace perché secondo me ce l'avevamo quasi fatta, se portare via due punti in più saremmo stati ancora più contenti, ma è la dimostrazione che comunque tutto si deve sempre guadagnare e noi ci siamo guadagnati un punto stasera. Ho Candreva. tolto Candreva, così come ho tolto Pionte, così come ho tolto Dia, così come ho tolto tutti quelli che sono Sì, usciti la e dinamica la entrati, perché conosco. ci sono tre partite Le in una chiedevo la settimana. motivazione, se Tre c'era una partite motivazione. in una settimana, io credevo che in quel momento lì avessimo bisogno di caratteristiche leggermente diverse, di forze fresche per sopportare anche l'impatto finale. Loro non avevano ancora effettuato i cambio, che hanno poi effettuato dopo, facendo entrare Afenaghian e Ciofani, che hanno caratteristiche un po' diverse, quindi avevo bisogno anche di più fisicità, più freschezza anche da un punto di vista dell'interpretazione poi del centrocampo. Sono contento anche di come è entrato sia Bonazzoli che Boutin, perché comunque ci hanno dato una mano tenendo la squadra corta. Ci sono state due o tre ripartenze che, se non sbagliamo il movimento di lettura, uno è andato in profondità, non gliela davamo incontro, o quando gliela davamo incontro lui andava in profondità, ma quelle sono letture che avvengono costantemente. In alcuni momenti lo fai meglio, in altri magari no. Vilene ha dato il suo contributo, ha avuto la palla finale che poteva determinare magari proprio i due punti in più, ma va bene così. Noi abbiamo fatto un passo in Passo avanti, avanti. noi abbiamo fatto 10 punti su 15 nelle ultime 5 partite. Voi continuate a dire determinate cose che magari in questo momento non, anche io vorrei vincere tutte le partite, ma bisogna essere secondo me sempre molto sereni, lavorare, equilibrati e godere anche quando fai qualcosa che non hai fatto precedentemente, perché io personalmente con il Lecce, contro il Lecce, ho rosicato parecchio, perché era una partita che nei numeri era da pareggio, significava avere ancora un punto in più. E la somma e la continuità dei risultati ti porta al raggiungimento più presto possibile del tuo obiettivo. Quindi nessun scoramento, solo un ringraziamento, perché non era neanche una giornata particolarmente splendida a livello così, di tempo, eppure sono costantemente lì ad incitarci e io voglio che siano felici perché hanno visto una squadra che, pur magari commettendo anche certi errori in alcuni momenti, come sempre si farà, perché vale anche per gli altri, continuano a vedere una squadra che comunque non molla, che lotta. Poi alle volte fai partite molto esteticamente molto belle, altre partite sono magari più brutte, più combattute, ma l'importante è che si progredisca in quello che dobbiamo fare. Sicuramente bisogna considerare che, come vi dico sempre, ci sono anche gli avversari e bisogna averne un rispetto incredibile. Ogni squadra comporta delle difficoltà e anche questo cerco di dirlo sempre. Per tutta la settimana si è parlato, allora speriamo che non accada come contro la Juventus dove abbiamo fatto un'ottima partita e poi però con il Lecce in casa una partita da pareggio non siamo riusciti a portare via un punto, soprattutto toglierne due in più a loro. Oggi invece i ragazzi hanno avuto questo step migliorativo, nel senso che comunque abbiamo prodotto un punto, abbiamo cercato di impostare subito la partita con grande aggressività, abbiamo trovato subito il vantaggio, poi la Cremonese ha avuto i suoi minuti dove è uscita, dove ci ha messo anche in difficoltà, ma d'altra parte questa è la 13ª partita, quindi ogni partita che arriva quando incontri squadre che devono comunque far punti, come li devi fare te, le partite diventano sempre molto aperte, la gente è più propensa a rischiare e quindi da questo punto di vista la cosa che mi dispiace è che ce l'avamo quasi fatta perché poi sulla dinamica del rigore io sorvolo, non esprimo nessuna idea perché non mi interessa fondamentalmente, lo sapete, mi conoscete, mi dispiace perché secondo me oggi abbiamo fatto anche una partita interessante sotto tanti punti di vista, se non altro anche per la capacità di pareggiare l'umiltà con cui la Cremonese è venuta disposta a battagliare. Abbiamo perso anche Danyluk proprio ieri sera, che di fatto poi comunque ci ha obbligato a cambiare un pochino l'assetto, ma tanto questi assetti verranno cambiati anche nelle prossime partite. È importante
avere la disponibilità di tutti i giocatori, ma è chiaro che quando tu trovi un assetto, anche certe dinamiche, certe conoscenze, certe intuizioni, la capacità di gestire certe situazioni diventa più naturale e immediata. Non fa niente, vorrà dire che giocheranno altri giocatori, avranno bisogno di altre partite per ritrovare la stessa sintonia.